magari può alzare il volume? Si sente? Si sente bene? Allora iniziamo, anzi perché siamo un po' in ritardo e abbiamo anche tempi insomma abbastanza serrati e stretti, e sono sicuro che anche il dibattito stimolerà l'attenzione di tutti quanti. Io ringrazio voi che siete qui stamani mattina in questa giornata che appunto ha un sapore un po' particolare, perché non volete soltanto un momento così per ricordare, per darci su fatti, ma anche per riflettere su quelle che sono le prospettive presenti, soprattutto future. Dimostra di tutta una volta la voce e tutta quanta l'area balcanica. Innanzitutto ringraziamenti doverosi, ora mi dispiace che non può essere con noi il dottor Gottor, che è stato tutto all'espresso, ha avuto altri impegni sociali che non può essere qui con noi. Ringrazio però il professor Qualchetti, che l'altro suo reduce da un viaggio in Brasile, che è tornato ieri sera, che è molto piacere essere con noi, che è professorista internazionale all'Università di Macerata, peraltro è stato uno studente da Bosnia e Herzegovina nel caso relativo all'applicazione della Convenzione sul genocidio, quindi dopo ci potrà ampiamente parlare di questo argomento qui. Ringrazio l'onorevole Pistelli, vice ministro degli esteri, che per lui è un ritorno a casa, perché proprio lo so, così la carriera politica, lunga carriera politica, però è iniziata qui nel demande, nel 1900 come consigliere comunale, e poi con lunga esperienza, tra l'altro è stata responsabile anche essere del nostro partito, del Partito Democratico, per cui si è stato anche cittadino un punto molto importante da un punto di vista di analisi politica. Ringrazio soprattutto il Murat Koric, che è presidente del Consiglio Comunale di Mostar, che ha scelto di essere qui con noi nella nostra città in questa occasione appunto particolarmente importante e suggestiva. Mi auguro che poi potremo cambiare un po' di idea istituzionale quanto prima. Un ringraziamento doveroso poi appunto veramente ai miei due tutti compagni del viaggio, che sono Gianni e Simone, con cui abbiamo condiviso questa iniziativa, insomma, trovandoci più volte, condividendone non soltanto quella che è l'impostazione, ma un po' anche quella che è il programma, ma proprio anche l'impostazione di fondo e il comune sentire, l'attenzione nei confronti di questa iniziativa. E alcune considerazioni veloci, introduttive. Oggi è il 9 novembre, innanzitutto è una data, a volte sono le distinzioni della storia, però è una data un po' particolare, con dei numeri che ritornano e che si, diciamo così, insomma, che ci lasciano quasi la ripetizione di una fatalità, che aggiunge un po' anche di una sorta di sentimento quasi di impotenza. Il 9 novembre era la notte degli stati, in cui appunto la Germania nazista rompe le botteghe degli ebrei e da lì partono le deportazioni di oltre 30.000 ebrei. Il 9 novembre di ieri abbiamo celebrato il giorno in cui partirono gli ebrei, cioè i finestrini straordinari, sì, abbiamo messo un monumento anche alla Maria Novella che ricordava le tragici fatti. Il 9 novembre è anche la caduta del Monte Berlino. Il 9 novembre appunto è per noi ora l'anniversario della caduta del Monte di Mosca. Questo 9 novembre che ricorda. Ponte di Mosta che cade proprio in queste ore, se si guarda il film su YouTube, filmato su YouTube tra 9:52 e 10:30, ci sono proprio le immagini delle colpe dell'artiglieria delle milizie croate che distrussero appunto le colpe di colpo che poi si tutto il crollo drammatico del ponte. Un crollo che significò anche il ponte normale era il simbolo di questa della convivenza, simbolo della pace, della convivenza interetnica. Tra l'altro poi è stato questo sul Murat Koric, senza accettare la terra che elemento più, ma è stato al momento della costruzione si è visto che proprio la stessa struttura del ponte era frutto di questa verità orientale e occidentale, perché l'architetto islamico che aveva realizzato il ponte aveva tagliato le pietre con due tecniche, appunto una appartenente al sapere occidentale, l'altra appartenente al sapere orientale, quindi proprio significava anche materialmente la fusione, il momento di incontro tra due civiltà. Il colpo ovviamente fu perso di tutti quanti, le immagini un colpo al cuore, pensate che cosa sarebbe la nostra città se durante la Germania nazista Hitler avesse distrutto il nostro Monte Vecchio, simbolo non soltanto di cultura ma proprio simbolo di identità, e probabilmente la storia di Firenze non sarebbe mai stata la stessa. Quindi pensate che cosa ha significato per Mostar e per la città bosniaca quei determinati fatti. Poi c'è stata chiaramente la ricostruzione, non la faccio lunga, però anche in questo caso è molto importante ricordare come Firenze ci sia anche un legame con la ricostruzione, perché proprio la BC Engineering, che è una società fiorentina in collaborazione con le
l'università ha vinto proprio il bando per la riprogettazione del ponte, quindi è anche ancora una volta legato tra Mostar e Firenze. E ricostruito quello che sono la parte di un materiale rimane per la ricostruzione del tessuto morale, sociale, della società, che forse questa è la cosa che è più difficile. È difficile che stiamo per pensare anche per noi a questo tentativo di pacificazione a tanti anni, alla conclusione dell'esperienza fascista del 25 aprile, continua a essere una festa di una parte, ma di tutta la città, di tutta la nazione. Quindi pensate cosa può essere a soli 20 anni, meno 20 anni dalla conclusione del conflitto per la società bosniaca, ecco, una lacerazione così profonda e così sanguinosa, e quanto ci vorrà ancora per la ricostruzione da un punto di vista, su tutti i punti di vista. Tra l'altro, come dicevamo appunto Mogiani, c'è alcune cose, cioè esistono due sistemi di istruzione diverse, esistono due squadre di calcio, la Mostra, la città che ancora continua a essere divisa, esistono, da Mogiani, due sistemi di raccolta dei rifiuti differenziati. Manca appunto anche dal punto di vista dell'elettricità, non si riesce a vedere. Non c'è una compagnia nazionale, perché anche in questo caso sì, ci sono le forme funzionali, cioè quindi sono degli esempi concreti di come è forte ancora la lacerazione nel paese. Vado velocemente, poi parlavo ovviamente stato da alcune informazioni in più, però quello che manca alla Bosnia oggi è stato da quello assolutamente innanzitutto una riforma di carattere politico e istituzionale. L'abbiamo già detto, lo ricordavamo, i cari di Bosnia sono dello Stato, c'è un processo di state building, cioè di costruzione, perché comunque sia quella che è l'autorità locale, c'è sempre l'alto commissario delle Nazioni Unite a seguito degli accordi di Dayton, quindi tra l'altro la scala di fotografia del 2013 non so che cosa succederà dopo, ecco, quindi però che c'è un'architettura istituzionale particolarmente fragile, una presidenza, c'è cioè un'alternanza della presidenza, perché comunque sia mandato di 4 anni, ma deve rispettare la comunità bosniaca, quella provata e quella serba. Quindi pensate, anche il presidente di ogni 8 mesi di ruota, perché deve rispettare da un punto di vista appunto di etnico le varie nazionalismi. C'è chiaramente il problema economico, chiaramente un paese che esce da 3 anni di guerra aveva il 90% delle industrie distrutte, con un tasso di disoccupazione che l'anno scorso superava il 40%. C'è un problema di corruzione, quello che si è altre volte si seguono per i momenti di guerra, senz'altro la corruzione è dilagante. C'è senz'altro, e arrivo a concludere quella che è il problema di fare i conti con il passato, un passato che ritorna, e forse anche il senso di questa iniziativa è anche proprio questo, cioè cercare di approfondire, di dare conoscenza e anche verità, perché due mesi fa abbiamo scoperto a Prijedor, penso che pronuncio così, della Bosnia, l'orologio occidentale, è stata fatta una proposta comune con oltre 2.000 persone che erano state uccise. I fatti di Srebrenica sono dei fatti di una gravità atroce, a distanza di tanti anni dalla seconda guerra mondiale, ma ha detto mai più, mai più, mai più, e poi a pochi chilometri dal confine dell'Italia, ha forse differenza generale, non soltanto nel nostro paese, ma tutta la comunità internazionale d'Europa, si in primis, che è stata silente, se non a tratti anche per vedere di fondire a quello che è successo, e si sono ripetuti determinati fatti, quindi come si può dire, certo, l'universalità di certi meccanismi del male, dell'odio, sono meccanismi che è difficile livellare, che si possono ritornare a produrre, ecco, quindi dobbiamo tutti quanti, cittadini, politici, istituzioni, operatori, tenere alta quella che è l'attenzione. E forse il vero punto, che poi magari su questo muore di codice anche qui ci darà maggiore spiegazione, proprio sul problema delle integrazioni, so che è in corso un censimento che per la prima volta dopo 20 anni, proprio nel processo di avvicinamento all'Unione Europea, è questo censimento che dovrà dire appunto quant'è la popolazione serba, perché qui è la popolazione bosniaca, perché dopo la guerra c'è oltre 100.000 morti, oltre 2 milioni di profughi, e quindi e dal censimento verrà fuori quella che è forse che cosa è successo, cioè se a distanza di 20 anni ha vinto nuovamente il nazionalismo, cioè se si arriverà a tante città, a tante amministrazioni, a tanti cantoni con un'etnia sola, allora forse davvero avrà vinto il nazionalismo e avrà perso invece quella visione interculturale e interreligiosa che era stata la base della creazione della ex Jugoslavia. Non aggiungo altro, praticamente però un'ultima cosa, ricordare qual è il ruolo del volontariato, tra me
passato il mondo del volontariato ha avuto un ruolo fondamentale, su questo il nostro paese forse è stato il primo e più importante alleato in Jugoslavia, se forse ha avuto la preferenza da un punto di vista così di assistenza politica, il mondo del volontariato è stato anche il Comune di Firenze, è giusto ricordarlo, perché 25 ragazzi provenienti appunto dalla Bosnia furono ospitati in un programma che soprattutto dell'amministrazione comunale e ci sono anche le famiglie che hanno ospitato un grande gesto di amore e di altruismo alcuni ragazzi. Nel video, poi che dopo vedremo, tra l'altro vedremo dopo per consentire, perché erano, secondo me queste già altri impegni, magari per cominciamo a vedere dopo, che forse è anche meglio perché rende ben quella che è l'idea del dopo inquadramento della situazione. Nel video c'è un protagonista involontario, appunto la storia di Anna, nel quale viene un tema e da questo tema secondo me molto più di altre di tante altre immagini emerge quello che è il dolore, la sofferenza, l'incapacità di capire per quanto vivo il tuo amico, che era il tuo amico all'improvviso diventa un nemico, la tragedia della guerra, la voglia di ricostruire, perché questo tema verrà scritto quando Anna era appunto via a Firenze, quindi e anche la difficoltà poi di dover ritornare e tornare alla normalità nel proprio paese. E penso ecco, appunto che la storia di Anna e Cesperi possa essere un po' esempio, non soltanto esempio è stato per chi l'ha conosciuto poi anche nella malattia, come Anna purtroppo non c'è più, e per la voglia di vivere e quel sorriso che ha dato si guarda, però anche giusto stesso incontrovente un simbolo di integrazione, perché lui comunque si era orgoglioso come molti bosniaci di quelle che sono le tradizioni, del proprio essere, della propria mostra, del proprio Ponte Vecchio, ma al tempo stesso era innamorato della Fiorentina, del nostro Ponte Vecchio e della nostra città. E quindi ecco, penso sarebbe bello, penso ci siamo presi l'impegno con Gianni di portarla avanti, se l'anno prossimo, in occasione non saranno 10 anni dalla ricostruzione del Ponte di Mostra, che è luglio 23 luglio 2004, poter portare il nostro gonfalone, il Giglio di Firenze, il nostro simbolo della nostra città, a suggellare in questa unione, a formalizzare anche dal punto di vista istituzionale, questo gemellaggio tra i due ponti vecchi, tra le due città, per creare così un ponte che non vuole essere un ponte vecchio verso il passato, ma simboleggiare invece un ponte verso il futuro, un futuro appunto di diritti, di integrazione, di democrazia e soprattutto di pace. Grazie. Grazie per l'introduzione perfetta. Io da parte mia volevo sottolineare un po' l'importanza insomma, che in questi anni, dopo la fine della guerra in Bosnia e Erzegovina, ha avuto la cooperazione internazionale. La Bosnia e Erzegovina appunto è uscita dalla guerra come un paese completamente smembrato. Gli accordi di Dayton che l'hanno in qualche modo hanno in qualche modo lavorato a bloccare il conflitto e a stabilire delle basi per la ricomposizione tra i gruppi che si erano combattuti durante tutto gli anni della guerra, ha prodotto quello che esperti della stessa Bosnia e Erzegovina hanno definito un mostro istituzionale, una società amministrativamente e quindi anche socialmente bloccata sulla composizione etnica, sulla divisione, sui pesi e contrappesi di carattere etnico che inquadrano tutto l'elemento istituzionale, tutta l'architettura istituzionale della Bosnia e Erzegovina. E Mostar a sua volta all'interno della Bosnia Erzegovina ha ancora un meccanismo di compromesso, diciamo così, per cui anche lì all'interno del municipio, diciamo, dell'ente comune, anche lì si giocano, e questo forse Mura dovrà spiegarcelo anche nel suo intervento, anche lì si giocano una serie di equilibri
su base etica, che in qualche modo impediscono, comunque guidano, controllano il gioco democratico, le regole della democrazia, e che sicuramente questa, questa mancanza di regole, cattiva applicazione di regole democratiche, sono subite prevalentemente dalla popolazione. La cosa che è uscita dagli accordi di Dayton offre in qualche modo i cittadini a identificarsi su base etnica, e qui anche non volendo identificarsi su base etnica, quindi ci si identifica in quanto bosniaci di religione musulmana oppure croati di religione cattolica. Ecco, su questo la cooperazione ha cercato di intervenire, lavorando sulla costruzione di identità altre, diverse dalle identità di tipo appunto etnico-religioso. Noi abbiamo lavorato, ad esempio, con i colleghi della cooperazione, il COSLE ha lavorato moltissimo alla creazione, per esempio, di un'associazione di imprenditori, cercando proprio di superare la divisione etnica e l'identità su base etnica, cercando di creare l'identità di imprenditore, quindi di una persona che ai fini dello sviluppo del proprio benessere individuale possa superare la divisione appunto etnica e collaborare con chiunque, cercando di ricomporre un tessuto urbano, sociale, che superi appunto questo, la divisione etnica. Il lavoro è lungo e lunghissimo, e su questo siamo convinti sia ancora necessario investire tanto, e la cooperazione può fare molto da questo punto di vista, continuando a tenere acceso, diciamo, il faro su questi territori. E, per quanto riguarda il ruolo che hanno giocato le associazioni di volontariato, la società civile organizzata, va detto che la Bosnia Erzegovina è stato un momento estremamente importante sia per le associazioni in Italia, perché diciamo, in seguito alla guerra in Bosnia Erzegovina è nato un forte movimento di sensibilità, di solidarietà verso i territori, che ha creato in qualche modo sia la cooperazione decentrata come la conosciamo oggi in Italia, quindi il grosso impegno degli enti locali anche verso quei territori, l'impegno del comune di Firenze, come l'ha ricordato Leonardo, l'impegno fortissimo della regione Toscana, e sia l'impegno appunto della società civile organizzata. Società civile organizzata che forse proprio, almeno quella toscana, forse proprio sensibilizzata, fortemente impressionata, no, dagli eventi dell'11 novembre, si è mossa con un moto di solidarietà e quindi di intervento verso l'altra parte dell'Adriatico. A me viene una battuta, diciamo, da questo punto di vista, gli esperti di Cavala forse vorrebbero anche giocarci su questa cosa. Tutto il movimento che è nato il 9 di novembre e poi in qualche modo ha avuto una sua revisione e forse anche una mazzata, mi verrebbe da dire, invece con le cose di Gemelle, l'11 settembre, i numeri sono gli stessi. Forse in quel momento si è anche un po' bloccata tutta la propensione verso la cooperazione e la collaborazione con i paesi in via di sviluppo, e si è riletta la cooperazione secondo altri schemi, secondo altri quadri di riferimento. Ecco, l'idea di continuare a lavorare sui temi della cooperazione in Bosnia Erzegovina riprende appunto, e a Mostar in particolare, riprende sicuramente lo stimolo dato da Leonardo sul portare il Gonfalone di Firenze l'anno prossimo in occasione dei
10 anni della ricostruzione del Ponte Vecchio con Bergamo Falone in Venezia Mosta. Sarebbe molto interessante, anche se oltre a portare il Gonfalone si potesse, cioè, lavorare appunto al ricevellaggio e alla costruzione di un rapporto di partenariato forte, un nuovo rapporto di partenariato tra turisti e viaggiatori, tra appunto Firenze e Mosca. Ecco, questo forse è un impegno che anche il mondo del volontariato, della società civile si può assumere proprio in una funzione di vettore, no? di istanze, di interessi, di politiche tra i territori. Quindi ecco, questo probabilmente potrebbe essere uno spunto per lavorare da qui all'anno prossimo. Io vorrei concludere, ho fatto un'introduzione molto breve, anche perché poi abbiamo tante cose da dire, però permettetemi di salutare due persone che su Firenze, la Toscana, eccetera, nella collaborazione con Mosta sono stati veramente i pionieri, i primi a lavorare su queste cose. Una sapevo che era qui, che era Moscato, e quindi la saluto facilmente. Non vedevo da tanto tempo Claudio Berardini, che è stato il primo a portarmi a Mosta nel lontano anno 1000, che saluto molto. Grazie. Io faccio soltanto le veci di Loden Corfor e vi propongo un piccolo cambio nel programma per consentire a Murat Koric, che è presidente del Consiglio Comunale di Mosca, e a Lapo Pistelli, che è vice ministro degli affari esteri, che purtroppo alle 11:30 dovrà essere da un'altra parte della città, da un ex sindaco, Mario Pinicetti, il quale anche lui è uno dei primi che non a Mosca in particolare, ma a Sarajevo aveva portato, diciamo, la presenza della città, insomma, per dare a loro la possibilità di interloquire, dopodiché facciamo vedere la situazione del film, e poi darei più ampio margine a Paolo Parchetti dell'Università di Macerata, che non c'è scritto, fa parte dell'avvocatura di Bosnia al Tribunale Internazionale dell'AIA per alcuni casi che riguardano appunto la relazione dei diritti umani, quindi sarà particolarmente interessante sotto questo profilo. Se il Presidente Murat Koric è pronto, io gli darei volentieri la parola e lo ringrazio di essere qui. Grazie.
Moj grad Mostar u svojoj dugoj povijesti postojanja imao je puno dobroga, lijepoga što mu je podario Bog, ali i puno dobroga što je uradio čovjek. Uradili su to ljudi koji su u ovaj grad donijeli mnogo različitosti, vjerskih, kulturnih, umjetničkih, graditeljskih, što je grad učinio pozitivno prepoznatljivi širok svijeta, a to je sunce, kamen, voda i izrodili su poseban mentalitet građana Mostara. La Mencina Mostar, nella sua lunga storia, ha avuto del buono e del bello, che si è legato a Dio, ma anche altrettanto che ha avuto l'uomo. Ciò è stato fatto da persone che in questa città hanno portato tante diversità, religiosa e culturale, artistica e architettonica, trasformando la stessa in una città effettivamente riconoscibile in tutto il mondo. La mentalità speciale della gente che vi vive, ispirata dal sole, dalla pietra e dall'acqua, è conosciuta in tutto il mondo. Na našu veliku žalost i našu nesreću, Mostar se u jednom periodu svoje istorije prije 20 godina našao na meti one manje verušitelja civilizacije koji su svojom pomoćem zumom uz pomoć oružja rušili graditeljske vrijednosti i Mostar i Mostar, ali i Mostar među kulturama, tradicijama i civilizacijama. Il nostro grande dolore e la nostra sfortuna. Mostar, vent'anni fa, si è trovato nella mira di un piccolo gruppo di istruttori di valore di civiltà che, con la loro mente contorta e con lui di anni, hanno distrutto non solo i fondi e il valore architettonico di Mostar, ma anche i fondi della persone di culture e tradizioni spirituali diverse. To su ogromne i neoprostive greške koje strogo upozoravaju, opominju na ona druga grupa ljudi koja grad u pozitivnoj vjeri civilizacije mora stalno podsjećati na sve što je loše i loše posljedice kako bi spriječili i njihovo ponovno pojavljivanje. Questi errori sono enormi e imperdonabili e positivamente devono ricordare, mettere in guardia e annullare i costruttori e i valori positivi delle civiltà purché le conseguenze causate dai distruttori non si ripetano. Danas sam ovdje u Firenze, gradu prijatelju, daleko od mog Mostara, da se sjetim onoga što se desilo loše 9. novembra 1993. godine u 10:16, rušenje starog mosta, kako bi poslali poruku svim rušiteljima bilo kojeg ljudskog dobra na svijetu, da se to ne isplati, da to pozitivni dio civilizacije ne dozvoljava i da je pozitivna energija uvijek jača i ona uvijek pobjeđuje. Noi qui siamo proprio oggi a Firenze, che stiamo lottando con Mostar, siamo qui a ricordare ciò che è successo di brutto il 9 novembre 1993, alle ore 10:16, con la distruzione del ponte di questa città. Con questo vogliamo inviare un messaggio a tutti i distruttori del buono e dell'umano del mondo, che non ne vale la pena distruggere, perché la parte positiva della civiltà non permetterà la distruzione e che l'energia positiva e lo spirito costruiranno il costruttivo saranno sempre più forti e vinceranno. Potvrda toga jeste i naš stari most Mostar, koji danas ponovno ponosno spaja i obale Neretve, uspostavlja i spaja pokidane mostove među ljudima, spaja poremećene kulturne i duhovne mostove među kulturama i svjedoči da je ponovo pobijedio onaj stari most, jer ga je i ove godine posjetilo preko 600.000 ljudi. La conferma di questo è il nostro ponte a Mostar, che oggi, con orgoglio, unisce le sponde del fiume Neretva, stabilisce e collega i legami distrutti tra le persone, che collega i nessi culturali e spirituali interrotti e testimonia che ancora una volta ha vinto il stare Mostar di Ponte Vecchio, perché quest'anno è stato visitato da ben 600.000 turisti di tutto il mondo. Rane, no, Mostar, il mio stare Mostar, nije Mostar sam riješio, jer je ona velika pozitivna civilizacija svijeta stala u Mostar i njegov most, stala uz snažne glasove velikih intelektualaca Mostara kao što je profesor dr. Predrag Zubejević i velikih državnika kao što je bio i predsjednik Republike Italije iz tog vremena. Mostar je suo ponte non hanno curato le proprie ferite da soli. Una grande parte dell'umanità è rimasta al suo fianco. Si sono schierati con loro le voci potenti dei grandi intellettuali.
sessuale di Monster, come il professor Pietro Mattelevic, e tanti artisti come il Presidente della Repubblica Italiana della Lega. Dai, va, siamo Guccio, la sede ci deve essere di certo per quale mia posta di lancia mi mostri mia Polscianova, la potrebbe tutti grande, allora? Da se deve essere dipende, quindi deve ci colpisce onuca, uomo di staro mostra, sa, mostra ciò, sotto državi di nomi, se si državi di capo svoji dolaz po mosta, da koji je sredstveno koja su izbori. Già nel 1994, quella voce ha permesso di avere, per gli abitanti di questa città, un ponte di catene a posto di quello demolito e nel 1995 un accordo stipulato sulla ricostruzione del Ponte Vecchio e sostenuto da molti leader mondiali, non solo per il loro arrivo all'Ostra, ma anche con un sostegno per un materiale. Invece ti chiedo, adesso deve essere serio, quindi lo inizi, ma adesso può fare da una posto in articoli di un po' c'era su Savaggio del Cannes, ne rende a primi donatori che stava da ovvero un mostra di su Tosca, Italia, Croazia, Olanda, Francia e Lussemburgo, cao i mnoge regionali di organizzazio. Dosta i cd se stava come dietro la Sesca Banca Popoli. Già nel 1997 i soldati di pace del battaglione di rete presenti in Bosnia hanno cominciato a rimuovere il ghetto del fiume Neretva. I primi donatori sono stati la Turchia, l'Italia, la Croazia, i Paesi Bassi, la Francia e il Lussemburgo, ma anche altre organizzazioni internazionali. La parte mancante dei fondi è stata messa a disposizione della Banca Mondiale attraverso un prestito che ancora oggi viene restituito dalla città di Mosca. Uyuru viene le prove donne, ma con te è meglio di scrivere la Francia e molto orata ogni temeria a una mostra. Prvi kamen na ruku Mostarskog mosta simbolično je isklesao predsjednik Republike Italije Carlo De Giampi u junu mjesecu 2002. godine, jer je Italija sa 3 miliona i 300 hiljada dolara najveći pojedinačni donator obnove starog mosta na staru. Mi smo to protumačili i kao snažnu činjenicu da talijanski narod veoma svjestan ogromne vrijednosti dostignuća prethodnih ljudskih civilizacija, čime je Italija veoma bogata i da na taj način pruža snažnu opomenu svim negativnim silama na svijetu da se nikada nikome ne dešavaju rušenje tih dostignutih civilizacija. Nel luglio 2001, dopo accurati preparativi, sono stati iniziati i lavori sulla ricostruzione del ponte del ponte. La prima pietra per l'arco del ponte di ricostruzione del ponte di Mostar invece è stato scolpito simbolicamente dal presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, nel giugno del 2001. Perché l'Italia, con i 3.300.000 dollari, è stata il più grande simbolo del donatore di fondi per la ricostruzione del ponte di Mostar. Questo fatto è considerato come una prova evidente della consapevolezza del popolo italiano verso il riconoscimento del valore enorme delle opere costruite delle civiltà precedenti, di cui la stessa Italia è molto ricca. In questo modo il nostro paese fa da monito per tutte le cose negative del mondo, che nessuna demolizione sarà commessa. Ja na ovom mjestu moram iskazati veliku zahvalnost narodu i državi Italije za sav pozitivan doprinos obnovi našeg grada i obnovi odnosa među ljudima našeg grada. Obnova mosta završena je 2004. godine, a 2005. godine stari most je i graditeljsko jezgro oko starog mosta na zasjedanje UNESCO-a u Durbanu proglašeno svjetskom kulturnom baštinom. Io a questo punto mi sento dovere a esprimere la nostra al popolo e allo Stato italiano per tutto il contributo che hanno dato per la ricostruzione della nostra città, nonché alla questione delle relazioni interpersonali nella stessa. La ricostruzione è stata completata nel 2001. L'anno dopo, il Stadio Mostra, il Ponte Vecchio, assieme al nucleo architettonico del centro storico, è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità in una riunione dell'UNESCO a Dublino. Obnova starog mosta otvorila je prostor za obnovu pokidanih i poremećenih odnosa među ljudima Mostara, što je mnogo teže kod odmah obnove građevine, jer su požurci i traume rata još uvijek svježe, teške i duboke. Prisutan je strah, nepovjerenje, stati koje je stalna kočnica na tom putu i zato podrška prijatelja i svih posjetitelja Mostara jeste velika i ogromna pomoć na tom putu.
Od završetka građevinske obrade starog mosta, taj proces brisanja barijera među ljudima svakodnevno ide uzlaznim. Si è aperto lo spazio per il risanamento delle relazioni tra i cittadini di Mostar, il quale è molto più difficile del restauro degli edifici, perché le cicatrici e i traumi della guerra sono freschi, pesanti e profondi. La paura e la credenza sono un costante ostacolo su questa strada. Per questo il sostegno di tutti gli amici e tutti i visitatori a Mostar sono un grande aiuto. Dalla fine della ricostruzione di Stare Mostar, Ponte Vecchio, il processo di cancellazione delle barriere tra le persone in costante Lega è istituzione grata, causa dei grazie parlamenti, ci sono anche i presidenti, ci possono godina, nastoja da svojim odlukama doprinijeti toj obnovi odnosno među ljudima kroz podršku integracije institucija za potrebe svih građana, zatim kroz obnovu infrastrukturnih objekata za potrebe svih građana i tome slično. Nisam zadovoljan postignutim, pa ću zato navesti samo neke projekte koji su pozitivni primjeri koje treba slijediti. Potpuno su ujednačeni uslovi rada sportskih kolektiva i kolektiva i sportskih organizacija kroz organizaciju Jedinstvenog sportskog saveza grada. Također su ujednačeni i objedinjeni svi oblici socijalne zaštite. Zatim su ujednačeni uslovi za zadovoljenje potreba predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, ali i jedinstvenog urbanističkog plana za cijeli grad Mostar. Veoma smo ponosni što smo stvorili uslove za rad jednog međunarodnog poreda u uredu jedinog poreda svijeta koji je bio od 2006. godine u Staru. Tri žbiniške račita, a zemlje komunije koje smo stavili prezidenti negli ultimi 8 anni, hanno cercato di contribuire attraverso le proprie decisioni alla ripristino delle relazioni interpersonali, sostenendo l'integrazione delle istituzioni a favore dei servizi dei cittadini, per la ricostruzione delle infrastrutture, per le esigenze non sono soddisfatto di ciò che abbiamo ottenuto, per cui ci darò solo alcuni dei progetti esemplari da seguire. Si tratta di condizioni di lavoro uguali per tutti. I giocatori di sport collettivi sono uniti in un'organizzazione comunale per lo sport. Sono riformate tutte le forme di protezione civile. I requisiti che riguardano la istruzione dei bambini nelle materne elementari e sperimentali sono altrettanto riformate. Nonché è informata la sua pianificazione urbana che è unica per tutta la città. Siamo molto orgogliosi di aver creato le condizioni per il lavoro del Collegio del Mondo Unito che opera a Mostar dall'anno 2006. Così il processo di integrazione per il Collegio del Mondo Unito è una важna pomoć per podrška prijateljski i nevladinim organizacija i sindikata i prijateljskih zemalja. I ovdje ću spomenuti samo one značajnije iz Italije, zgadujući na takav način za in tutti i processi di integrazione dei cittadini di Mostar, l'aiuto e il sostegno delle organizzazioni governative e non governative, nonché ai sindicati dei paesi amici, è di estrema importanza. Quindi mi limiterò solo a citare i più importanti in Italia per esprimere la nostra gratitudine per il loro lavoro. Pošto sam ja u periodu poslije rata radio i kao sindikalni sindikat, radio sa sindikatom grada Mostara, želim istići sindikate iz Italije, prije svega Čiđi Jerević i Izlun, zatim Iskos, zatim sindikalnu fondaciju Čano Lama sa Sicilije, zatim tu su Arči Italije kao ja, Arči ja, više regije grada Italije. Ovdje moram isto posebno da primjer Arčija iz regije Toskane Marke, kao i vlade ovih regija. Moram istaći i podršku navedenih regija kao institucija državi kroz organizaciju konkretnih projekta u oblasti poljoprivrede, obrazovanja i zdravstva, ali i razvoja obrta. Doprinos i vrijeme za ovom je velik i konkretan kroz uspostavu muzeja Stari most u Mostaru kao segment turističke ponude Mostara, a sada je u završnoj fazi obnova i uspostava etnografskog muzeja u Mostaru kao doprinos razvoju kulturnog turizma u Mostaru. To je direktan doprinos turizmu kao ekonomskom aspektu razvoja u Mostaru. Dakle, kolaboravimo i sindikati građana iz Mostara nel periodo dopo la guerra, vorrei sottolineare i sindacati italiani, CCR, CISIS, la Fondazione Sindacale Luciano Lama in Sicilia, ACI Italia e ACI Ors di diverse regioni. Devo sottolineare il contributo di ACI delle
regioni toscane e Marche per la realizzazione di progetti specifici nei settori dell'agricoltura, istruzione e la salute, ma anche per lo sviluppo dell'artigianato. Il contributo di Firenze in questo processo è particolarmente grande per quanto riguarda la creazione del museo del Stari Mostra, di Montevecchio a Mostra, per l'offerta turistica a Mostra, per l'istituzione del museo etnografico di Mostra, che ora è in fase finale di restauro. Ora sta c'è. Per il contributo e per lo sviluppo del turismo culturale a Mostra. E si tratta di un contributo diretto al turismo come motore economico per la costruzione di Mostra. Questi progetti sono realizzati da UCLE, Oxfam e Poste, con il programma Arsenia sostenuto dalla Regione Toscana, Città di Firenze, ma anche dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia. Giorgio Vigista ci prima di organizzare il posto tra l'esercito della Cina, Firenze e Toscana, però tra l'avere che la prima sporci con mani in sede di presentazione di sottile e di tutti ciò in altre persone di ubiedno. In questa non dà una sposta era e gli dà una nostra specchia o che credi non conta da male prima di te. Poi ho stato lo trai che niente perché uspostare l'urgenia prima di carrozzia di grado. Oggi non ce lo vuoi ti provare in periodo e tu è praticamente mai di fare il video come rendi tu un stato per stare ispirato per altri economici. Qui inoltre è spesso sottolineare il contributo di FOSPE che assieme a CNA Firenze e la Toscana è stato il primo a dare un grande contributo e sostegno ai piccoli e medi imprenditori con l'obiettivo di assumere persone e ciò ha un valore inestimabile. Poste ha dato un contributo speciale per creare il primo conto di credito per le piccole imprese. Ciò ha lasciato effetti duraturi attraverso la collaborazione dell'Associazione degli imprenditori per l'intera città, che si chiama LINC, ma di quello che vedrà la sua collega De Cirilic per il pomeriggio. Si tratta di un contributo diretto e concreto per la riconciliazione a Mosca attraverso il lavoro congiunto di artigiani. Mosca è andata assieme ad Osta Stoccia Stagne, jer u ovom gradu nismo održani lokalni izbori, tako da je prisutan zastoj u radu organa koji su po zakonu i statutu obavezni. Posjetite to je djelovnike Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je dovela do velikih političkih razmimoilaženja u Mostaru, ali i Bosne i Hercegovine. Kriza sa Dejtonskim ustavom, o kome je i ovdje bilo govora, u Bosni i Hercegovini tome doprinosi. A predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, uključujući i Europsku uniju, ne pokazuju ovdje nas aktivni spremnost da svojim autoritetom to stanje razreše što objektivno mogu. To, nažalost, usporava i proces pomirenja i integracije među građanima Mostara i usporava ekonomski razvoj grada. Upravo ekonomski razvoj grada jeste i ključni element koji može ubrzati procese pomirenja, jer kroz zapošljavanje i zajednički rad brzo i lako se prelaziti u strahovi i nepovjerenja koja su prisutna u Mostaru zbog svih rješavanja od prije 20 godina. Turizam je jedan od segmenata razvoja koji tome doprinosi i činjenica da je ove godine posjetilo Mostar oko 600.000 turista, to dovoljno kaže. Mostar je ovdje u situaciji dosta kompleksa, jer queste città sostengono le elezioni locali, perciò è una situazione di stallo nel lavoro degli organi che sono invece richiesti dalla legge e dello statuto. Ciò è dovuto ad una singola decisione della Corte Costituzionale, la quale ha portato a un disaccordo politico a Mostra e dell'intera Bosnia-Herzegovina. La Costituzione di Dayton contribuisce alla crisi di Bosnia, ma i rappresentanti della comunità internazionale in Bosnia, ma anche i rappresentanti della comunità internazionale in Bosnia, nonché i rappresentanti dell'Unione Europea. Loro non dimostrano la disponibilità attiva di usare la loro autorità per cambiare la situazione, anche se oggettivamente potrebbero. E quindi purtroppo il processo di riconciliazione invece di un'etnia di Mostar e rallentata e di conseguenza anche lo sviluppo economico della città. Ed è proprio lo sviluppo economico della città un elemento chiave che può accelerare il processo di pacificazione, dato che il lavoro e lavorare insieme aiuta a superare facilmente la paura e la diffidenza che sono presenti a Mostra a causa di tutti gli eventi di 20 anni fa.
il turismo è uno dei settori che contribuisce allo sviluppo e il fatto che quest'anno mostra è stato visitato da 600.000 turisti è una prova. Questo periodo da ukazuje na naša perspektiva i Mostarska i Bosanska u povezivanju s Europskom zajednicom, a nama u Mostaru i sa europskim regijama i europskim gradovima, kako bi se kroz sve oblike saradnje potakao ekonomski razvoj, prevazišao turističke razlike. U tom smislu prvenstveno mislim na regije našeg bližeg područja kao što je Italija i Hrvatska, jer pripadamo i Jadransko-Jonskoj regiji, takvo povezivanje podržavaju svi građani Mostara, ali i sve političke strukture, jer je to jedini put za korištenje raspoloživih sredstava i iz europskih fondova koji imaju cilj uravnoteženja razvoja u cijeloj Europi i promjenu primjenu europskih standarda u svakodnevnom životu ljudi našeg grada. Per questo ho l'occasione per sottolineare che il nostro futuro sta nel collegamento con la comunità europea. E a noi, a Mostar, il collegamento con le regioni e città europee al fine di ottenere, attraverso tutte le forme di cooperazione, lo sviluppo e il superamento delle attuali differenze. Mi riferisco principalmente alle regioni vicine a noi, come Italia e la Croazia, anche perché apparteniamo tutti alla regione Adriatico-Ionica. Tali collegamenti sono auspicati da tutti i cittadini di Mostar, così come da tutte le strutture politiche, perché la strada è la strada possibile per accedere ai fondi europei che hanno come scopo lo sviluppo equilibrato in tutta l'Europa e l'attuazione delle norme europee nella vita quotidiana delle persone. Questi rapporti, perché le genienze bisogna riscaldare i posi, svim organizacijama koje su do sada održavali Mostar, danas ne napuštaju, jer u Mostaru još postoji znatna doza nepovjerenja i strahova među ljudima koje treba prevazilaziti. To je proces koji se sporo odvija i mora se uložiti i puno napora i strpljenja, a uz vašu podršku to će se sigurno i lakše i brže postići. A kao što bi questo fatto, vorrei segnalare un invito a tutte le organizzazioni che hanno finora sostenuto Mostar di non abbandonarci, perché a Mostar c'è un significativo livello di diffidenza e paura tra la gente che potrebbe essere superata in un discorso che avviene in un processo che avviene lentamente e ci vuole tanto lavoro e pazienza, ma con il vostro sostegno sarà più facile e più veloce. Cijeneći ogromno iskustvo koje ima grad Firenza u čuvanju izuzetnih civilizacijskih vrijednosti za dobrobit svih ljudi, htio bih pozvati institucije i zvaničnike ovog grada da nastave saradnju sa Mostarom, kako bi koja bi trebala imati i obilježja bratskih gradova, a simbolika nam može biti i stari most kao zajednička dodirna tačka. Apprezzo la grande esperienza che la città di Firenze ha nel preservare i tesori eccezionali di civiltà allo scopo del benessere di tutte le persone. Vorrei invitare le istituzioni e i funzionari di questa città a continuare la cooperazione con Mostar, che dovrebbe avere la caratteristica di città gemella. Il simbolismo del vecchio ponte potrebbe essere un punto che ci unisce ulteriormente. Danas na mogućnosti da budemo ovdje i da se govorimo o gradu. Na kraju želim istaći činjenicu da je pored svih poteškoća iz prošlosti, kao i onih za kojima se sada zvrćemo, građani Mostara sa svojim stranim mostom i dalje jesu mjesto spajanja različitih kultura, spajanja istoka i zapada i tako će i ostati. Dolazak svakog turiste u Mostar, svakog prijatelja tome doprinosi i pomaže kako nama, tako je pomaže oni koji dolaze Mostar ili može poslušiti kao upozorenje svim ljudima da se nigdje na smijetu ne smije ponoviti zbog koje se desilo nama u Mostaru. Zbog toga svi moramo graditi čvrste mostove među ljudima kao garanciju da se neće desiti to. Mi danas ovdje jesmo dio tog jednog čvrstog mosta. Ako se uči na greškama, onda na ovu grešku treba stalno podsjećati. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui oggi, dove si parla della mia città. Alla fine vorrei sottolineare il fatto che, nonostante tutte le difficoltà del passato e quelle del presente, i cittadini di Mostar, con il loro vecchio ponte, rimarranno quelli dove si incontrano le culture diverse e l'Oriente si unisce all'Occidente.
L'arrivo di un numero maggiore di turisti a Mostar ogni anno contribuisce a questo e ci aiuta, ma può anche servire come un monito per tutti coloro che vengono da qualsiasi parte del mondo di non ripetere tale male che è accaduto a Mostar. Inoltre, dobbiamo costruire forti ponti per le persone, con garanzia che ciò non accadrà più. Noi qui oggi siamo parte di quel ponte solido. Se si imparte di errore, allora questo errore deve essere ricordato perché non è più. Ciao, mi è stato. Qual è il grande prete di mostrare oggi differenze? Dottor Cimentanz, di questo per una quota di bambini e differenze di scambi e marca e tutti i preti a Italia e Italia un vietto e mi chiede certamente di cari ho viaggiato un mese di quelli nella nostra dimostra ho viaggiato con io diciamo un cinque buona mese alla dimostra e tanto sai che può crescere da ruscitevi ne è meglio chance per noi ma quei giove grati ne siamo tragedi nego no provaggio di mostra delle cittadine e giornale ma cultura ma civilizzazione. Vado una grazie per la strada, una grazie svietosti camminando. Io oggi qui a Firenze esprimo il mio riconoscimento agli amici di Mostar per tutto ciò che hai fatto per noi. E allo stesso tempo invito Firenze, Toscana, Marche e altre regioni e città d'Italia a venire a Mostar nell'estate 2014 per celebrare la magnifica costruzione del Monte Vecchio avvenuta nel 2008. Insieme abbiamo la possibilità di dimostrare che gli istruttori, non hanno alcuna speranza di fronte a coloro che vogliono costruire non solo le costruzioni, ma anche ciò che è più importante, i ponti tra le persone, le nazioni, le culture e le civiltà. Grazie a tutti, a nome dei cittadini di Mostar, la città di luce, di terra e di acqua. Secondo me dobbiamo avere tre livelli da cui, con cui questa vicenda può essere affrontata. Il primo è quello, diciamo così, politico a livello più alto, a livello valoriale ideale. Non è un caso che raccontava Leonardo che oggi diciamo, noi facciamo questa riflessione nell'occasione di un anniversario della distruzione di un luogo fisico, il ponte. Capita peraltro, giustamente, in una scuola dove il prodotto dei cristalli invece che l'11-9 e il 9-11 abbiamo 11-9 anche a Berlino è abbastanza notorio e voglio mettere in luce questo, diciamo così, questa camera di date ci mette davanti la distruzione o la costruzione di luoghi fisici considerati alternativamente o barriere tra le persone o legami tra le persone. Cade il muro di Berlino e si festeggia perché è un elemento di separazione, cade il ponte di Mostar e si rompe una comunità. Ma come diceva molto bene Muratovic, c'è un livello che ha la costruzione e distruzione di punti fisici di separazione e di connessione, ma poi c'è il tema della costruzione dei legami fra le persone che va invece largamente al di là dei punti fisici. La prima parte del programma che ho detto Toscana ieri pomeriggio è stato fermarmi a Rovine, non so quanti di voi conoscono,
la città della pace di Mondine, e chi viaggia su Firenze e Roma è quel meraviglioso rostro che a un certo punto si vede dal ponte sull'asse dell'Arno. E nella città del Mondine ho fatto un lungo pranzo con i miei ragazzi che oggi sono ospiti, non è più presente in sala, tornando oggi, ragazzi che per scelta fin dall'inizio di questa storia, di quella straordinaria piccola comunità, mette insieme gli sgagliati palestinesi, azerbaigiani, kosovari, cioè riconosce questi ragazzi che li studiano corsi specifici di conflict resolution e poi con corsi di studio frequentano le università italiane, e li insegna in quella loro comunità e fa scoprire nell'altro. Voi stavo dicendo, è un'esperienza interessante perché invece quell'esperienza lì è un'esperienza che muove proprio dal principio che nell'altro costruisce e riconosce la tua identità, soprattutto se il diverso sei lontano. Se è possibile oggi non insegniamo a vivere come mi raccontavano ieri, in teoria anche tutta una vita senza mai incontrare un palestinese e viceversa, perché si può vivere anche in una cultura della segregazione, e questo può capitare in nuovi muri, penso all'Indonesia, separando magari serbi e kosovari, ecco, Rondine è esattamente l'esperienza contraria, cioè riavvicina ciò che altrimenti si terrebbe distante, sarebbe dovuto artificialmente distante. Quindi il primo livello è questo qui, e io devo dire che ho ascoltato con piacere le parole di Coric relative al valore che il ponte ricostruito ci ha, al valore che il turismo può avere per portare grande vitalità e attenzione internazionale in questa città. Io ho visitato 2 anni fa da turista, anche io, avuto 600.000 Mosta, ho assistito al tradizionale tuffo, voi sapete d'estate ragazzi se lì aspetta che sono un po' di persone che si buffano e chiedono, diciamo così, riscuotono il biglietto informale per la loro prestazione. Però confesso che essendoci stato a Mosta anche nel tempo del ponte distrutto, ho avuto la sensazione, che lo dirò nel mio secondo e terzo livello di intervento, che c'è molto ancora da fare. Il ponte ricostruito, sì, il ponte ricostruito, ma le cose sono divise. E per chi ha avuto l'occasione di vedere e di visitare quella città, al tempo in cui invece magari il ponte era distrutto e c'era anche forse un immediato post-conflitto, ma si cercava di venirsi incontro, questa sensazione di prendere qualcosa che, come dire, torna fino a un certo punto. Il ponte è bellissimo, ripeto, mostra straordinaria, ci sono ancora i segni, in alcuni casi tenuti anche esplicitamente a memoria della guerra, però io ho la sensazione che c'è molto da fare sulla ricostruzione di comunità a cui poi ci faceva riferimento, e non basta il turismo sul ponte, come non basterebbe costruire il minareto dialettico, come non basterebbe buttare giù il muro di provincia, cioè si può lavorare sui luoghi fisici che se pare non riescono poi a lavorare sulle persone. Quindi il secondo livello, quello politico, chiamiamolo politico più tradizionale, i Balcani non sono, diciamo, nella delega di cui attualmente mi occupo, ma sono tante le aree, Africa, Golfo, Iran, Iraq, eccetera, in cui il tema della riconciliazione emerge con molta forza nel tipo di lavoro che sto facendo. Però fatemi dire questo molto brevemente. Io ho sofferto, diciamo, almeno sono stato schizofrenicamente diviso quando ho firmato il copy date, perché per un verso mi rendevo conto che era la vittoria del realismo diplomatico, peraltro avevo la sensazione che le parole di fuori ci hanno confermato, insomma, al di là delle parole sue, la vicenda di questi ultimi anni ha confermato che gli accordi di Dayton e la vittoria del realismo poneva un seme di divisione di lunghissimo periodo. Era una pace dove prevaleva la segregazione etnico-religiosa e dove il cuore di questo conflitto, esattamente la Bosnia Erzegovina, avrebbe pagato alcune conseguenze più elevate per tutti. Io credo che noi europei in generale abbiamo da quegli anni imparato molte cose. Gli ex jugoslavi hanno imparato sulla loro pelle, non hanno imparato culturalmente, è stato portato da Leonardo Liber Srebrenica, dalla lunga notte di Srebrenica l'Unione Europea ha scoperto che non poteva essere semplicemente una grande area di libero scambio commerciale, eccetera, eccetera, ma doveva darsi dei nuovi
orizzonti. Se nasce qualcosa sulla politica estera di sicurezza comune, si organizza sicuramente uno dei grandi push che hanno spinto, diciamo così, a metà degli anni 90 ad andare in quella direzione. E oggi è positivo che molte delle missioni, tra l'altro anche l'esame del Parlamento in questi giorni con l'ennesimo rinnovo delle prime missioni, hanno a che fare con le EU training mission o diciamo state building mission che noi abbiamo in molte delle aree dell'ex Jugoslavia. Diciamo così, siamo ormai in fase di post-conflitto, ma l'Europa è estera con questa funzione di capacity building in tutta quell'area. Dayton è un mostro, sì, giustissimo, Dayton è un mostro diplomatico, è un risico impossibile da sciogliere, è stata la vittoria del realismo rispetto alla diplomazia dei cuori. Io penso che l'Unione Europea oggi abbia da provare, lo dice a parole, ma dobbiamo portarlo dentro nell'essere politico di tutti i giorni, non debba, diciamo così, rinunciare a quella inclusione, a quel traguardo di inclusione degli interi Balcani occidentali dell'Unione Europea. Io lo dico anche quando so che questo argomento è un argomento che non genera consenso, diciamoci con molta franchezza, non genera consenso. È entrata la Slovenia nel 2004, è entrata la Croazia quest'anno. L'ingresso della Croazia è un fatto molto importante perché 3 anni fa, quando eravamo a 5-6 anni fa, quando eravamo nel pieno dello stallo del processo europeo con la bocciatura della Costituzione, la negoziazione che hanno fatto a Lisbona e le grandi paure sulla Turchia, sembrava che l'avventura dell'allargamento europeo fosse terminata per sempre. Che in qualche modo il grande ostacolo turco avrebbe rallentato anche gli ulteriori completamenti sugli allargamenti e dunque l'allargamento ai Balcani occidentali. Invece la Croazia, con questa sorta di scavalcamento che ha fatto sulla Turchia, ha permesso di aprire in qualche modo il processo e oggi è importante che le politiche europee, che ovviamente partono dalla politica dei visti, dagli accordi commerciali, eccetera, si sia rimessa in cammino. Trovo molto importante quello che si sta facendo con l'Albania, con il Montenegro, con la Macedonia, eccetera, eccetera. Trovo straordinario il processo politico che è in corso in Serbia, un paese che sta curandosi memorie e ferite, devo dire con un processo che va molto guardato, che va guardato con grande rispetto, che alla fine ha sostanzialmente terminato di consegnare anche gli ultimi criminali di guerra che erano così sulla blacklist della comunità internazionale e che ha proprio visto un processo di grande cooperazione politica delle forze che sono recentemente sfidate alle elezioni. Quindi quel nazionalismo che Paolo Rubiz ci ha insegnato a conoscere culturalmente prima che politicamente con lo straordinario libro del Maschere Commassato dei primi anni 90, che spiega le guerre balcaniche del 90 meglio di qualsiasi trattato diplomatico, hanno, come dire, nel corso del tempo trovato una loro cura. Ecco, la Bosnia adesso è una situazione invece di congelamento, dove gli equilibri con la bilancia del farmacista stabilita a Dayton, la rotazione delle cariche, insomma, una roba che è impossibile spiegare a uno che non faccia mestiere i pacchetti, nel senso che devo spiegarlo anche a mia figlia, ci vedo un pomeriggio, questo ha anche congelato i processi politici, E io oggi vivo, ripeto, quella contraddizione di tanti anni fa. Da un lato è stata la vittoria del realismo, dall'altro mi chiedo come si può spingere questo meglio oltre. Per questo avrei il piacere, auspicio che rivolgo a chiunque è impegnato in politica, visto che da qui ad esempio a pochi mesi ci confronteremo tutti sulle elezioni europee e saranno elezioni, lo diciamo sempre, ma questa volta in modo particolare non banali, che insomma saranno occasioni in cui ci ascolterei a volte che l'Europa è cedente. Che l'Europa è certamente relativa a tutte le politiche che dobbiamo ancora perseguire, ma io aggiungo che l'idea di Europa che ha a che fare con il completamento dell'allargamento che dobbiamo ancora terminare. E basta una carta geografica per vedere questo buco nero, bianco, come lo volete chiamare, e voi dici, ma perché questo non sono dentro, per quale ragione? Io ho sempre detto, anche dal punto di vista demografico ed economico, se costa di più, non avere l'equivalente dell'1,3% del PIL europeo e di meno del 2% della sua democrazia, con tutte le paure che abbiamo avuto in questi anni, o costi di meno invece avere dentro questi paesi, con tutte le difficoltà che questo comporterà. Però ci sono tante paure da sfidare, ne voglio raccontare una che demoscopicamente insomma, è interessante.
interessante e simpatica, anzi poco simpatica. Quando l'Eurobarometro faceva dei sondaggi rispetto al gradimento degli europei sull'allargamento del 2004, veniva fuori in modo assolutamente clamoroso che davanti a un'operazione di complessivo gradimento dei 10 paesi che entrarono e di alto gradimento per quasi tutti i paesi che singolarmente, quello arrivava sistematicamente ultimo, ma ultimo staccando i 25 punti che non è la Slovenia. E questa cosa colpiva i ricercatori di Eurobarometro, anche perché la Slovenia, nei 10 paesi che entrava, era il più ricco di tutti e 10. C'era quello che aveva un allineamento alla media di reddito dell'Unione Europea, eravamo 15, e quindi la domanda era, ma perché, visto che la Germania aveva paura davanti all'ingresso di nuovi soci del club, e perché c'è anche quelli poveri, quindi delle risorse, si applica proprio a quello più ricco di tutti, che già oggi aveva già potrebbe avere l'85% del reddito medio dell'Unione Europea, che vuol dire che era già il più ricco di molti facenti già parte dell'Europa. Sapete fuori che gli europei conoscono poco la geografia e che quasi tutti erano convinti che la Slovenia fosse la Polonia, fosse la Serbia. E quindi il legame era, mamma mia, ci stiamo mettendo in casa a fare la guerra. Questo per dire quanto c'è da lavorare sulle paure degli europei, ma quanto io penso che questo ad esempio sia uno dei temi che noi dovremmo tenere caldo e permanentemente aperto anche durante questa prossima, diciamo, occasione di discussione di voto europeo, cioè che ne facciamo dei Balcani, che ne facciamo dei Balcani occidentali. L'ultimo punto, scusate, su questo punto fatemi dire un'ultimissima cosa. Io credo che sia, e c'è già in quello che ho detto la mia risposta, io penso che sia un errore oggi pensare che prima i paesi più in difficoltà, penso alla Bosnia e Erzegovina, devono aver risolto tutti i loro problemi interni di conciliazione e poi se ne parla. Per questo è un modo di posticipare una scelta alle calende greche. Io penso che abbiamo dimostrato in altri conflitti intraeuropei che proprio il fatto di avere il corpo e il consiglio mi potrebbe aiutare a andare molto più veloce nella riconciliazione, molto più veloce. Però questo richiede un coraggio di tutti quelli che devono andare a chiedere voti in nome dell'Europa, di non andare soltanto a caricare il governo in caso del vero, ma andare a dire le cose per come esse sono, per come si sono. Insomma, rinunciare a un'inclusione di un'area che, ripeto, nel suo complesso è meno dell'1 virgola della ricchezza prodotta degli europei, non del 2 virgola, però la demografia non deve proprio riuscire ad assumere sì per responsabilità. L'ultima cosa che voglio dire, e vi chiedo scusa per questa portaccia in gol, però ero puntuale, qualche ora prima dell'inizio del programma, è solo la cooperazione decentrata. Allora, è abbastanza evidente che in un tempo in cui vanno riprogrammate le priorità, è normale che anche il nostro paese, invece di cadere che mi tocca proprio, cerchi di concentrarsi su aree di crisi, diciamo, più legate al vicinato meridionale, paesi MENA, Corno d'Africa. Credo di non dover spiegare perché. L'altro giorno ho parlato con un amico che mi diceva: mi raccomando, non levate l'Albania dai paesi prioritari. Gli ho detto: guarda, vedo statistiche in cui sta crescendo il numero degli italiani che vanno a lavorare in Albania rispetto a quelli che vanno a lavorare in Italia. Non sono convinto che l'Albania sia quella che tu ti ricordi di qualche anno fa, cioè le cose cambiano. Però credo che esattamente perché siamo a Palazzo Vecchio, che invece un lavoro fondamentale da fare sulle comunità in Bosnia è quello della cooperazione decentrata. Perché non si tratta più di considerare, se non si è mai trattato, ma oggi a maggior ragione non si tratta di entrare o di stare nei Balcani con la cooperazione, diciamo, C2C, government to government, ma esattamente quella che la cooperazione territoriale tra comuni e tra comunità può fare per aiutare la riconciliazione. Noi abbiamo dei microprogetti ancora che stiamo gestendo in phase in out, ci sono alcuni interessanti, ad esempio come quasi una sorta di microcredito che permette agli ex miliziani di diventare agricoltori, che sono piccoli inserimenti. Però fatemi dire che per aiutare la riconciliazione è molto importante che non siano le comunità, i comuni, le regioni, a prendersi e a generarsi secondo quel tavolo di diplomi, che è un'altra roba per cui faccio riferimento, ma entrare proprio nel processo di riconciliazione. Come dire, e chiudo, c'è un livello alto per chiunque ama un po' questo mondo, cioè la diplomazia dei cuori prima ancora che la diplomazia dei luoghi fisici di separazione o di connessione, ponti, muri,
fili spinati, green zone, e nel Monte Perù di questa roba. C'è un secondo livello europeo, che ne facciamo nei Balcani occidentali, affrontiamo le nostre paure e completiamo questo processo di inclusione, ma nel frattempo sulla Bosnia il lavoro che le comunità singole, locali europee possono fare sulle comunità in questo paese. Secondo me questo è probabilmente di quello che vive che si è assunto questo ruolo, e questa è una missione che al di là del convegno è una missione che proprio questo comune o questa regione possono continuare ad assolvere. Dato che io non credo che esista la cooperazione ufficiale come fatta dal governo con i progetti paesi, con i progetti promossi delle ONG, e la cooperazione minore, quella fatta dai territori, ma siamo parte tutti dello stesso sistema, si tratta proprio di dividersi il lavoro. A noi farci fare magari grandi progetti paesi con l'emergenza siriana, con l'agricoltura in Sud Sudan, con la salute materna infantile in Uganda, ma questo è un lavoro tipico della cooperazione territoriale centrale. E qui sarebbe un motivo, secondo me, di grande lungimiranza, di grande saggezza, se al di là del convegno e del ricordo di questa data importante, la regione toscana e i comuni toscani, il comune di Firenze, si prendessero in carico un piccolo segmento della riconciliazione bosniana. Grazie. Dialogo, un alcolice, l'acqua di Stelli, credo interessante e foriero della discussione che abbiamo da qui a stasera. Allora, come avevamo detto, faremo vedere ora degli estratti dal documentario Quello che resta, del Martino, che appunto Coste e Regione Toscana hanno realizzato, che testimonia poi il legame, diciamo, tra la città di Firenze, la città di Mosta, gli interventi di cooperazione della regione toscana con la città di Mosta, e subito dopo avremo l'intervento di Paolo Calzetti e di Massimo Costi, che ci ha raggiunto, consigliere alla cooperazione internazionale del Presidente della Regione Toscana di Colossi. Allora, possiamo partire con il video. Come avete visto, si tratta di estratti del film. Il film ha durato 52 minuti. Ed è ancora in montaggio. Ed è in montaggio, quindi. Io posso dire solo una cosa: io volevo ringraziare il COSPE e la Regione Toscana e il Comune, cioè Esport e tutti della Toscana, che hanno permesso questa cosa. Perché, come dicevamo prima, era molto importante sensibilizzare a determinati temi e farlo in un modo che rimanesse chiuso in questo contesto ci sembrava poco utile, mentre già in Gravina e il COSPE con lui e poi tutti quelli che hanno sostenuto ci hanno permesso invece di fare un lavoro diverso e quindi parlare di storie di persone, e questo film proveremo a farlo vedere in festival cinematografici e documentaristici che esuleranno invece dalla questione più istituzionale per cercare di avere un pubblico molto più grande e sensibilizzare gli spettatori qualunque. Non è facilissimo che i committenti facciano questa cosa, esatto, quindi grazie Gianni, grazie COSPE. E l'ultima cosa, vorrei un applauso per Andrea Becciro, senza la quale cose particolarmente intelligenti e importanti, perché il sistema, diciamo, della distribuzione cinematografica è quello che è, ma siccome in questa città incominciano anche a rivedersi, ecco, spazi, luoghi, speriamo che sia un'occasione, perché non è vero che questo tipo di cose non hanno pubblico, non è vero, questo dimostra che anche oggi. Allora, Paolo Balchetti, e poi darei la chiusura a Massimo Costi almeno di questa sessione. Tanto devo dire che non è facile parlare dopo un filmato comunque emotivamente intenso. E poi mi permetto anche di ringraziare chi mi ha invitato,
c'è una tendenza dei professori docenti universitari di essere un po' più essenzialisti, di partecipare a parlare di qualsiasi cosa. Per me parlare di Mosca, parlare della Bosnia, parlare del conflitto di Mezzo Cruciale è una questione più personale, per cui ho accettato e sono grato dell'invito che mi è stato rivolto. Velocemente di cosa intendo parlare, visto che parliamo oggi dal corrente della Comuna del Ponte, io ho pensato che potrebbe essere utile soffermarmi sul problema della protezione dei beni culturali in contesti di conflitti armati. Lo farò in maniera possibilmente più discorsiva, non con una lezione universitaria, che sarebbe evidentemente fuori contesto qua. Lo farò prendendo l'esame soprattutto un dato recente, una sentenza del 29 maggio 2013, molti mesi fa, con la quale sono stati condannati 6 persone responsabili politici e militari della cosiddetta Repubblica Croata della Bosnia Erzegovina, responsabili tra l'altro della distruzione del mondo, quindi condannati anche in relazione alla distruzione del ponte. Vorrei arrivare a terminare questa sentenza, vorrei arrivare a parlare rapidamente di questa sentenza e del contributo, dopo però aver fatto una breve introduzione sull'accertamento delle responsabilità per il conflitto nella ex Jugoslavia. Questo è un convegno dedicato al futuro della Bosnia Erzegovina. Il diritto persona natura tende un po' a guardare al passato, a quello che è successo. Però tutti sanno che uno degli strumenti per procedere nella direzione di una riconciliazione è quello dell'accertamento, prima della verità e possibilmente delle responsabilità. Le esperienze storiche che vanno in questa direzione sono tantissime. Dopo decenni di apartheid in Sudafrica si è creata una commissione verità e riconciliazione, questo è successo nell'America Latina in vari stati. Non è successo nel caso del conflitto della ex Jugoslavia, più precisamente del conflitto in Bosnia, però il conflitto in Bosnia è uno di quelli su quale il diritto ha avuto modo di intervenire più pesantemente. C'è stato un accertamento della responsabilità penale, ma anche di responsabilità statale, come in non pochi conflitti è avvenuto. Che potrebbe far pensare a un dato positivo? In realtà è un dato che anche presenta delle ombre, non solo luci. Perché presenta delle ombre? Perché l'intervento del diritto, l'intervento della giustizia, se si può parlare di giustizia nel conflitto dell'ex Jugoslavia, è in parte servito a colmare la lacuna è l'assenza di una risposta politico-militare che gli anni 90. Siccome si era incapaci di intervenire sul piano politico-militare, si è pensato come forma di strumento alternativo, in realtà è un segno di debolezza purtroppo, non è un segno di forza, che si potevano creare tribunali per giudicare chi stava commettendo crimini nella ex Jugoslavia. Ripeto, per me questo non è un segno di forza, questo è un segno di debolezza. Però un segno di debolezza che a distanza di 20 anni continua ad operare grazie a questo tribunale per la ex Jugoslavia. Uno di me può avere un giudizio che pensa di questo tribunale. Ci sono persone che sono moltissimo, Danilo Zolo, oltre a questo, che criticano aspramente. Io sono assolutamente un sostenitore della utilità che questo tribunale ha avuto storicamente. Permettetemi anzi di ricordare una figura, Antonio Cassese, che in questo tribunale è stato il primo presidente, che è morto più di un anno fa, e che ha dato un contributo enorme, non solo all'accertamento della verità, ma anche in una dimensione un po' più ampia allo sviluppo del diritto internazionale in questo ambito. Dicevo prima le carenze dal punto di vista della risposta politico-militare. Guardate, di questo si continua ancora a parlare fino ai nostri giorni. È di un mese fa la sentenza della Corte Suprema olandese che ha stabilito la responsabilità del governo olandese per la strage di Srebrenica. Perché? Il governo olandese era là con il contingente militare,
perché il contingente olandese non è stato in grado di difendere la città. Peggio, ha fatto un accordo con la donna generale Maric per lasciare la città nelle mani dell'esercito della Repubblica Serbia. Sappiamo che cosa è successo nei giorni, era il luglio del 1995. Si continua a parlare. L'Olanda è stata condannata dal tribunale olandese per non aver rispettato i diritti umani, nel caso specie era il traduttore che lavorava per il governo olandese, è un bosniaco, che è stato lasciato insieme a tutta la sua famiglia nelle mani di Mladic. Lui è riuscito a scappare, la sua famiglia è riuscita a scappare, lui ha fatto causa con il governo olandese. Ripeto, queste sono anche le lasciche, ovviamente, sul piano della memoria futura, perché questa vicenda del conflitto deve ricordare. Si è sentito un principio che lo Stato che è sul terreno per difendere deve difendere, altrimenti è responsabile. E poi sapete che Mladic ora è sotto processo all'AIA. Dicevo che all'interno della Bosnia ci sono stati più piani di intervento, l'accertamento della responsabilità è avvenuto su più piani, talmente tanti piani che spesso si fa confusione, qual è il tribunale, qual è il suo altro tribunale, anche perché tutti i tribunali internazionali o la maggior parte hanno sede all'AIA, qui spesso si parla di tribunale dell'AIA, ma all'AIA ci sono tanti tribunali che hanno compiti diversi tra di loro. Allora c'è un tribunale che è la Corte Internazionale di Giustizia, di fronte al quale nel 1993 la Bosnia ha intentato una causa contro la Serbia per la violazione della Convenzione sul genocidio. Quello è un caso nel quale io sono stato coinvolto nel 2005, nella fase terminale del suo procedimento, quando si preparava la fase orale del procedimento. Un procedimento che, pensate, è stato avanti dal 1993, la sentenza del 2007 e il grosso lavoro del 2005. Anche qui è una sentenza, una causa che è stata intentata perché la Bosnia non aveva altri strumenti per far pressione sulla comunità internazionale che rivolgersi a un giudice, che ripeto, è un atto, a mio avviso, più di debolezza del sistema che di forza del sistema. Però una debolezza che ha degli effetti virtuosi, che nel 2007 la Corte ha reso una sentenza. Io lavoravo per il governo bosniaco, non posso dire di essere soddisfatto di questa sentenza, ma questa sentenza ha, come spesso accade, delle luci. È la prima sentenza che accerta che sul territorio della Bosnia, per in particolare a Srebrenica, è stato commesso un genocidio. Primo genocidio in territorio europeo dalla seconda guerra mondiale, il genocidio degli ebrei, quando all'epoca non esisteva ancora il concetto di genocidio. Oggi è la prima volta che si applica questo concetto, si applica sul territorio europeo. Oggi è ancora pendente un caso che la Bosnia ha intentato nel 1999 contro la Croazia, ed è un caso dove probabilmente le vicende della sede di Mostar torneranno, se si arriverà, perché questo è un caso che probabilmente politicamente dovrà essere, non è detto che arrivi una sentenza su me. Quindi questa è una dimensione della responsabilità statale. Perché io non sono soddisfatto della sentenza del 2007? Perché ha la luce di aver detto che c'è stato un genocidio, all'ombra di aver detto che non si sa bene chi sia responsabile per il genocidio. Perché ha detto che la condotta del governo, la condotta della Repubblica Srpska, di questa Repubblica fondata da Karadžić, Mladić, non era una condotta attribuibile alla Serbia. Quindi la Serbia non poteva essere responsabile per quell'evento. Ovviamente, che non convince non totalmente, ma questo fa parte un po' di ogni forma di accertamento giudiziale della verità, che non necessariamente si arriva poi a risultati pienamente soddisfacenti. Tra l'altro, visto che parliamo di beni culturali, quella causa tocca anche una questione di distruzione di beni artistici. Non ci dimentichiamo, per esempio, della distruzione della Biblioteca Nazionale di Sarajevo, con più di 1,5 milioni di volumi storici. Quello anche è stata una vicenda evidentemente dove nel corso di un conflitto armato si è avuta la distruzione del patrimonio storico, culturale, di un popolo, la distruzione delle moschee, della parte
serba, la Bosnia è stata drammatica, sono state ricostruite, ma evidentemente non è la stessa cosa. L'altra dimensione è la responsabilità individuale. Esiste, lo ha creato il Consiglio di Sicurezza è quello che dovrebbe mantenere la pace, nel 93 non era in grado di mantenere la pace. Che cosa fa il Consiglio di Sicurezza? Crea un tribunale penale. Nessuno credeva in realtà in questo tribunale penale, è più una mossa di facciata per dare il senso di qualche cosa che veniva fatto per bloccare le violazioni dei diritti umani, dei diritti umanitari, delle istituzioni. Devo dire che se qualcosa questo tribunale ha fatto è merito anche di alcuni dei giudici che hanno fortemente creduto nell'iniziativa di questo tribunale. E questo tribunale, a mio avviso, ha avuto successo, ha accettato delle responsabilità, ha accettato dei fatti. Questo tribunale si è occupato di varie vicende che hanno riguardato la distruzione di beni storici e artistici. Uno dei casi, il caso Jokic, ha riguardato la distruzione della città vecchia di Dubrovnik. Anche quindi, anche in relazione alla distruzione della città vecchia di Dubrovnik, c'è stato un accertamento di responsabilità penale individuale. C'è però un passaggio interessante di quella sentenza, che è un passaggio amaro, ma credo veritiero. Si fa notare, la difesa fa notare, che tutto sommato, dopo un po' di anni, il patrimonio storico è stato ricostruito, se uno oggi va a Dubrovnik, trova una ricostruzione. E da poi il Tribunale Penale nota, fa notare, mi domando quanto questo si possa applicare anche al ponte di Mostar, che la ricostruzione non elimina la distruzione di ciò che c'è, che era, che comunque si è perso qualcosa nella distruzione, che ogni forma di restauro di un qualcosa che non c'è più non riesce a compensare la distruzione del patrimonio storico di come era veramente il luogo. Vengo allora più vicino alla questione che a noi ci interessa. Siccome non sono capace di controllare il tempo e ho questo vizio di parlare proprio, veramente quanto mi avvicino ai 20 minuti potrei essere interrotto in maniera da non esagerare. Anche perché queste sono cose su cui uno potrebbe parlare per ore con la platea che si addormenta, ma vorrei appunto quantomeno mantenere un po' di attenzione ancora. Distruzione dei beni culturali. Allora, il Tribunale per l'Arte Globale è un tribunale che quando fu creato, l'ultima cosa a cui si pensava, devo dire la verità, era la distruzione del patrimonio artistico e culturale della Bosnia. I crimini che erano previsti erano essenzialmente crimini di guerra, crimini di genocidio, crimini contro l'umanità. Se uno va a vedere l'elenco di queste condotte, trova pochissimi riferimenti alla distruzione del patrimonio storico e artistico come possibile fattispecie criminosa. Fattispecie criminose sono altre: omicidi, persecuzioni, pulizia etnica, stupri, anche attenzione a distruzioni finalizzate a spargere il terrore nella popolazione e così via. I riferimenti alla tutela del patrimonio storico e artistico sono pochi. E quando ci sono, non sono legati all'esigenza di tutelare il valore artistico di un bene di per sé. L'approccio non è quello di dire il patrimonio artistico merita una protezione di per sé al pari dei monumenti. L'idea è si deve proteggere un bene storico e artistico perché quello, la distruzione di quello potrebbe avere degli effetti sui civili che vivono durante il mondo. Qui forse devo fare una premessa. La regola base del diritto dei conflitti armati è che in guerra si può ammazzare un nemico se è un soldato, ma non si può ammazzare civile. Non si può distruggere un bene civile se, non si può distruggere un bene militare se questo ha delle conseguenze particolarmente gravi per il civile. E quindi la tutela del patrimonio artistico in qualche modo è rientrata solo indirettamente, la distruzione di un patrimonio artistico, culturale, storico assurge a crimine solo se si riesce a dimostrare che questo ha delle conseguenze per i civili coinvolti nel conflitto. È una conseguenza indiretta. Ma la visione, guardate bene, non particolarmente progressista. Oggi sono state adottate tutta una serie di strumenti
che mirano a proteggere il bene artistico e culturale di per sé, indipendentemente dalle conseguenze che la sua distruzione può avere per il civile. Quindi da questo punto di vista lo strumento, lo statuto del Tribunale per la Disputare è uno strumento antiquato, ma anche su questo bisogna essere chiari. Il Tribunale per la Disputare è il primo tribunale penale internazionale dopo Norimberga, quindi è un pioniere del genere. Quindi si giustificano anche certe debolezze giuridiche dello Statuto. Si giustificano perché, ripeto, è uno strumento che interviene dopo decenni dall'unico altro tribunale penale internazionale, quello di Norimberga. Ora, qual è? Vengo alla vicenda che mi interessa, la distruzione del ponte di Mostar. È una sentenza recentissima, a 20 anni dalla distruzione del ponte di Mostar, una sentenza del 29 maggio 2013. Il caso è il caso di Adranko Prnce, scusate la pronuncia, e altre 6 persone, un caso che è stato aperto nel 2006, finito di discutere nel 2011, sentenza del 2013. È un caso enorme, perché si accertano le responsabilità complessive dei vertici politici e militari della Repubblica, della autoproclamata Repubblica Croata di Bosnia-Herzegovina, nel periodo che va dal 1991 al 1994. Sentenza di 2629 pagine, soltanto disponibile in francese, al momento poi sarà tradotta in inglese, una sentenza in un facile lettura, in cui gli imputati erano stati prima giudicati per addirittura 26 capi di accusa. Chi è quello che io vi riporto i dati che trovo nella sentenza, lui era prima il responsabile militare dell'esercito della Repubblica Croata di Bosnia-Herzegovina e poi sarà anche il capo del governo. Quindi una figura di massimo rango, un corrispondente di lancio della Repubblica Serbska, in altre parole, o Karadžić in un secondo momento. Vediamo subito il risultato. È stato condannato a 25 anni di reclusione, però è una sentenza di primo grado. C'è l'appello, questa mattina parlando, c'è il timore che, come spesso può accadere, una sentenza di appello se richiede una revisione. Mi auguro di no, infatti, che sono contestati su una tale gravità che mi sembra difficile, se non impossibile, una revisione. Forse bisogna dell'annullare della pena, ma la responsabilità no. Allora, intanto può essere utile leggere le 10 pagine, 10 di questa sentenza, dedicate ai fatti relativi alla distruzione del ponte. Sono descrizioni che vanno dal 7 novembre fino al 9 novembre del 1993. Sono pagine che spesso accadono delle sentenze, se non le legge sembrano un conto medico. No? Cioè, X, un giorno X ha riportato un lanciatore di omici sulla collina, lo porta X. Il giorno vengono sparati 10, dalle tue pensa che dimostra che le colpe arrivano. Però sono delle cure, proprio per la freddezza quasi clinica e con cui sono ricordate, forse vanno ancora più male. Consiglio di leggere proprio perché uno si rende conto dei fatti in modo più spietato dove come sono andate. Le cose sono 10. Da questo risulta che sostanzialmente l'8 novembre il ponte era già mezzo dirupato. E non è chiaro, tra l'altro, se il 9 sia cascato, quale sia il motivo. Leggevo, sono piccolese ovviamente, che alcuni sostengono sia una mina che era presente sotto il ponte che si è fatta sparare, altri ritengono un altro colpo di cannone che è arrivato ha fatto cascare tutto completamente. Ci sono fatti interessanti, per esempio, pochi giorni dopo a Zagabria c'è una riunione alla presenza anche di Tuđman, in cui ci si rese conto che la comunità internazionale ha visto questo come una
fatto, come spesso accade, il fatto simbolico che attira la comunità internazionale. E in realtà chiunque conduce una guerra sa che la comunità internazionale è bene non stimolare, è bene condurre le cose possibilmente di nascosto per non attirare troppo l'attenzione dell'opinione pubblica. E vengono riportati i resoconti di questa riunione, da cui emerge che il governo Tuchman nega la responsabilità per quello che ha fatto, dice che non sa niente, quindi c'è anche un tentativo di copertura della discussione. Per questo io ritengo che l'accertamento della verità, quando è condotto da un tribunale, serva a memoria storica di quanto è avvenuto. Dopodiché, e qui arrivo alla mia conclusione, e perché io non volevo fare una lezione di diritto che non sarebbe stata forse opportuna, volevo quantomeno dare un quadro storico-giuridico degli eventi, che costituiscono la base per, nella speranza ovviamente di tutti, per l'accertamento di responsabilità come base per la ricostruzione, per l'avvio di un nuovo cammino di riconciliazione. Quello che è interessante, e qui probabilmente è colpa dell'accusa, quello che è interessante è ancora una volta che questo, pur riconoscendosi l'enorme valore storico che si involve del ponte, il principale capo d'accusa per il quale sono stati condannati in relazione alla distruzione riguarda l'effetto che la distruzione ha avuto sulla popolazione di Mosca, l'effetto psicologico e simbolico. C'è una lunga pagina in cui si dice che quel ponte in realtà era usato dalle truppe bosniache per collegare le parti, era l'unico ponte che era rimasto in piedi. Sulla Neretva c'era rimasto solo quel ponte, quindi serviva militarmente per portare aiuti da una parte e dall'altra del ponte. Quindi veniva utilizzato, attenzione anche questo, utilizzare un ponte storico, che ha un valore storico, per finalità militari, potrebbe anche questo non essere lecito da un punto di vista del diritto internazionale. Però veniva utilizzato, e allora il tribunale dice, siccome veniva utilizzato, è un obiettivo legittimo di guerra. Se una, la controparte utilizza quel ponte per finalità militare, non si può distruggere quel diretto obiettivo di guerra. Quindi, dice, arriva alla prima conclusione, la sua distruzione da un principio è difficile. Solo, e qui si entra in una logica che da un punto di vista umano e non di diritto umanitario può colpire, può anche ferire. Si parla dei cosiddetti effetti collaterali di uno, come sapete, non si può distruggere un obiettivo militare, salvo che gli effetti che si producono, gli effetti collaterali, siano sproporzionati rispetto ai vantaggi militari che si possono conseguire. Si può uccidere anche dei civili se stanno vicino, se abitano vicino a una caserma. Purché si è dimostrato che il vantaggio militare che si consegue dalla uccisione di una caserma giustifichi anche l'uccisione di alcuni effetti collaterali. Questo è il diritto di guerra, che ancora oggi esiste. Può non piacere, può ferire, ma questo è il diritto di guerra. Ecco, qui il problema è che se può continuare a mai legittimo distruggere il ponte, il vantaggio militare da cui derivava era sufficiente per giustificare il ponte, e dice no, non era giustificato. Primo, perché così si isolava la popolazione civile di una parte, la strasciava in una enclave con conseguenze umanitarie disastrose per la popolazione civile. E secondo, e questo è interessante, perché il valore culturale, storico, artistico del ponte è di tale importanza che deve rientrare nella valutazione di incombere la solidarietà anche stabilire se era proporzionato o meno la distruzione. Dice, dato il valore culturale del ponte, non era proporzionato. Tutta la sentenza, e qui chiudo, è piena di riferimenti all'impatto che sulla popolazione, in fede musulmana e più in generale la popolazione bosniaca, ha avuto la distruzione del ponte. Addirittura si dice che la distruzione del ponte ha costituito un crimine contro l'umanità perché ha rappresentato una forma di discriminazione nei confronti dei musulmani del municipio di Mostar e quindi una forma di accanimento contro la popolazione musulmana di Mostar. Lo vedete quindi, qui chiudo, che cosa lascia questa sentenza? Dal punto di vista del giurista,
lascia un contributo, nel senso di aver riconosciuto, aver aggiunto un ulteriore elemento, la distruzione di un ponte, dato che ha un valore storico, simbolico, culturale enorme, non può essere considerato come un effetto collaterale giustificato dal punto di vista del diritto. Però credo che veramente qui il diritto conti poco. Quello che personalmente avverto, ovviamente non ritengo di riflettere i sentimenti, soprattutto delle persone che vivono a Mosca, l'accertamento della responsabilità, anche se arriva 20 anni dopo i fatti, rappresenta un passo avanti, rappresenta un passo importante, ed è per questo che questa sentenza va, a mio avviso, salutata con gioia. Siamo entrati in uno snodo drammatico,
dove l'Europa arriva clamorosamente in ritardo e ognuno sceglie di scegliere una parte contro l'altra, penso alla Croazia, ai Polonia, alla Germania, eccetera, eccetera, ma ogni paese andava a suo. E attenzione, venivamo dalla caduta del muro di Berlino, che era avvenuto nel 89. Quindi da tre anni pensavamo che la guerra fosse finita, che la pace ormai fosse in quel modo, comunque non si tornasse indietro, e invece ci si immerge. Quali sono stati i limiti? I limiti sono stati che ci mancava una cultura della riconciliazione, una cultura che non legittimava la guerra, ma la negasse alla radice. Allora non ce l'avevo. Quindi ciascuno ha giustificato la sua guerra e tutti hanno fatto la guerra. Alcuni certamente molto terribili, altri molto tra virgolette misura che, ma la questione è qui. Lo dico perché la cooperazione italiana, la cooperazione toscana, inizia a intervenire in modo organizzato, sistematico, in quell'area nel 2000. Parte con un primo progetto che riguarda 20 enti locali toscani, forse la regione, e coinvolge una ventina di enti locali appartenenti a tutti i paesi di confine. Dal Kosovo, che era l'ultimo a quel punto, perché eravamo nel 2000, era finito, a tutti gli altri, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, eccetera. E noi abbiamo scommesso, lo dico perché sembra che noi non ci siamo mossi sul pagare, in realtà abbiamo costruito un programma che in un certo senso ancora tuttora oggi continua, sia pure con gravissimi ritardi e gravissime pasticciature del Ministero degli Esteri, perché su alcuni problemi burocratici ha presentato delle grandi che hanno fermato il suo programma e lo hanno indebolito davanti ai nostri interlocutori americani. Questo è un lavoro di 13 anni, non di 3 giorni, che c'è stato un primo sinete 1, poi c'è stato un periodo ponte, poi c'è stato un sinete 2, con l'idea che lavorando insieme sui temi dello sviluppo locale, dello sviluppo economico locale, delle istituzioni, eccetera, eccetera, imparando a lavorare insieme, in qualche modo si costruiva, in termini operativi, in termini concreti, una cultura di legittimazione degli uni e degli altri, una legittimazione reciproca e dunque una cultura della riconciliazione. La sfida è stata questa. E guarda caso, all'inizio in Sinete 1 siamo partiti con 20 enti locali toscani e la regione toscana e una ventina di enti locali. Nel 2008 siamo ripartiti con 46 istituzioni locali, con i cantoni più importanti, eccetera, dei Balcani e con 6 regioni italiane. Ci abbiamo scommesso. Abbiamo pensato che questa era uno straordinario regalo che le regioni facevano all'Italia, che era sostanzialmente assente dal punto di vista politico, attraverso un'iniziativa di lungo periodo. Io non ricordo di un programma che abbia durato 10 anni, forse Medical Cooperation. Quindi qualcosa di grande, non solo toscano. Perché capivamo che lì c'è un punto, che nei Balcani ancora oggi c'è una questione, non è risolta. Se io dovessi
dire, oggi ripartire, penso che dovevamo lavorare più. Mi verrebbe da dire, abbiamo lavorato poco, molto sullo sviluppo economico, molto sullo sviluppo delle istituzioni, eccetera, ma riflettere di più sulle grandi questioni culturali, quindi su un approfondimento di questa parola delicatissima che è la parola della riconciliazione. In questo penso che il fatto che dopo 20 anni siamo punti a capo, quasi, vuol dire che non si è fatto molto. E lì era il punto decisivo, perché era il modo in cui ciascuno regge, ciascun governo, ciascun popolo, ciascuna comunità legge la sua storia, la sua memoria e il suo futuro. E da questo punto di vista, tutta, come dire, l'esperienza di questi anni sui temi dell'ingegneria, noi abbiamo legittimato molte volte gli interventi militari, facciamo ancora fatica a costruire una cultura che rimetta insieme non solo i corpi ma le anime delle persone. E questo è un problema, perché bisogna arrivare qui, se no non se ne esce, bisogna arrivare qui. Certo, oggi il quadro è profondamente cambiato, io penso che sarà finalmente cambiato il quadro, però alcuni nodi non sono ancora risolti. E quindi l'Europa, ma anche l'Italia, ma anche la regione toscana, ma anche le altre regioni, hanno creato tante reti di rapporto, usando queste reti. A questo punto bisognerà ritornare, senza aver paura di toccare le responsabilità e di dare nome e cognome alle responsabilità. E io penso che nella vicenda di Mostar la responsabilità della Croazia, di Tuđman, è imponente. Le cose feroci sono. Ti ricordo sempre l'immagine catastrofica alla televisione italiana di un frate francescano con il mitra che venne da Maurizio Costanzo. Aveva le pezze d'appoggio. Aveva le pezze d'appoggio. Perché la cultura, il populismo religioso, traeva nella giustificazione della guerra il suo punto di forza. E guardate, in Europa, ancora oggi, il populismo religioso è, come dire, il livello più profondo del populismo economico, politico, conosciamo, diciamo, sui giornali, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, a me ha fatto piacere che l'invito di Bistelli, però mi verrebbe da dire. Il governo italiano, se ci dava una mano, forse facevamo qualcosa di meglio, ma abbiamo fatto molto, ma nell'ultimo anno ci ha sostanzialmente stoppato per la questione dei rendiconti, di rendicontazione che non stava in piedi. Perché bisogna anche dire che spesso la cooperazione ha delle procedure così complesse che quando arriva arriva tardi. E quando si arriva tardi si arriva male. Questo straordinario programma che si doveva concludere appunto nel 2013 verrà prorogato in qualche mese, ma attraverso una serie di percorsi molto complicati che hanno tolto smalto al progetto, al programma, hanno indebolito il nostro rapporto con i nostri interlocutori dei Balcani. E dunque ci ha messo in difficoltà una cosa che di per sé era bella. Io penso che bisognerà fare conti anche
come molte giustificazioni della guerra che in questi anni ci sono state, e che erano all'interno, che erano la cultura, il brodo di cultura della vicenda dei Balcani. E sia in Serbia, sia in Bosnia, sia tra i cristiani, sia tra i cristiani ortodossi, i cristiani cattolici, i serbi, i musulmani, non si è salvato uno. E oggi, allora quando oggi usiamo la parola riconciliazione dobbiamo dare una grande ricchezza, perché dobbiamo riconoscere gli errori che abbiamo fatto. Lo dico, perché lo stesso problema oggi non ce l'abbiamo in Siria, veniva citato in Arezzo, di Alepo, eccetera. Risiamo tutti a capo, risiamo tutti a capo. E oggi facciamo, ma per fortuna all'ultimo momento si è evitata la catastrofe, ma la tesi era esattamente l'eccellenza umanitaria, intervento militare per salvare, per difendere i diritti umani. Quindi, dopo dal 90, dopo 20 anni, almeno per un attimo abbiamo avuto l'impressione che il fantasma della guerra ritornasse, che una guerra che avrebbe effetti catastrofici. Quindi, in questo senso, non è. Io ho molto apprezzato quando Carolina mi ha chiamato e mi ha detto: ma tu verresti bene, perché bisogna parlare della nostra storia, bisogna capire anche i nostri torti, anche quando pensavamo di avere ragione, bisogna riattraversare la storia, perché altrimenti ritorna. E dunque una riflessione sul ponte di Mostar, proprio perché contiene in sé tutto questo. Era una cosa bellissima che aveva detto il professore, che come dire, il ponte non ha solo un valore materiale, ma un valore spirituale, perché ciascuno ha pensato a Mostar, la vita della sua comunità, con quel ponte e con quel significato. Se lo abbatti, non abbatti solo delle cose, abbatti dei cuori, abbatti delle culture. Quindi è un lavoro da fare questo, è straordinariamente utile quello che il corso di stamani, portare i film nelle scuole, eccetera, eccetera, perché non ci abbiamo altre alternative, altri strumenti. Io dico che la storia di Mostar è finito, è una storia, salvo l'ultimo anno per la ricordazione, eccetera, ma è una storia di bella cooperazione. Nonostante dopo, almeno nonostante me, sono un po' cangrato, ma è una storia di bella cooperazione, perché è una storia di una cooperazione lunga, non di un intervento spot, 5 minuti, 2 ore, un convegnino e via. No, è uno stare, è un abitare, è un creare reti e cercare di creare reti là dove tutti le tagliano. Quindi è stato un lavoro straordinario. E forse anche i nostri amici interlocutori che abitano i Balcani, che stanno a Mostra, che stanno a Serenza, che stanno a Belgrado, che stanno dove stanno, in fondo io penso che piano piano si ricorderanno con sempre più stima di quello che è stato fatto. Perché certamente il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha teso a mettere insieme, con tanta fatica, con tante difficoltà, ma a mettere insieme. E allora quando si mette insieme una politica, alla fine può darsi che nell'immediato non ci diano ragione, ma nei tempi lunghi il riconoscimento ci sarà tutto. Io penso che se il governo italiano abbandona i Balcani fa un grandissimo errore.
niente che risolve una volta per tutte. Niente risolve. Pensate, dopo 20 anni hanno condannato il generale in due graduati. A proposito della giustizia italiana e internazionale. Quindi, che vuol dire? Sembra un fallimento totale. Dice meglio uno che nulla, ho capito. Pensate a quello che è accaduto tra musulmani e occidente cristiano in questi 20 anni. Avete visto quella zona che dice sono musulmani, cioè. È successo in questi 20 anni. Come vedete, lo snodo della vita. Lo snodo della Ucraina è ancora oggi uno snodo delicato. Si può tornare indietro. L'ombra dei populismi religiosi è ancora fortissima. Non pensiamo di risolvere burocraticamente questioni che hanno, toccano in profondità valori, opinioni, comportamenti. L'ombra e la vera radice dei populismi in Europa, guarda parte, viene da quella parte. Siete commentati da pochissimi minuti, se forse qualcuno vuole dire. Sì. Senza di dire che sono umana, questa io sono atea, e quanto mi piacerebbe di avere una tavola del genere così in mostra, perché evento di 10 anni della costruzione del Ponte, ma di fare le riflessioni se le sentite da Vice-Ministro Costelli, dal Professor Bacchetti, da Professore, da tutti voi che oggi avete parlato, di quanto è importante valorizzare i beni culturali e la storia passata per il futuro, per la riconciliazione della nostra città, la città che avete sentito come la situazione che ancora abbiamo la città unita però che funziona tutto in doppio, mia figlia va in una scuola dove sono due scuole, ma non c'è legame tra loro, nessuno, perché lei segue un programma autostradale, un programma attuato. Quando parlano europei, cioè voi italiani, è un'altra cosa. Quando parliamo noi si prende un altro senso. Quindi voi dell'Unione Europea, vi prego di, quando vi invitiamo per 10 anni dell'evento, della discussione del Ponte, che organizziamo una cosa di genere, per parlare di queste cose, proprio per la riconciliazione del Paese e soprattutto di nostra. Grazie. Approfonditamente di questa esperienza della Toscana nella cooperazione internazionale e nei rapporti tra amministrazioni e società civile, perché una cosa che dovremmo discutere è che cos'è la cooperazione territoriale. Non è solo la cooperazione tra enti pubblici naturalmente, ma è il sistema delle reti, delle realtà, diciamo, del territorio che collaborano con i loro, diciamo, interlocutori dall'altra parte. Avremo modo di discuterne, inizieremo alle 14.30. Io lascio la parola per concludere a Leonardo Biber, che parlare vorrei già fare. Sì, io sono altre domande, non so altre domande, altri. Allora volevo in realtà dare un piccolo omaggio, che può essere un omaggio simbolico, sperando poi davvero che quando entriamo prima il possibile patto di amicizia gemellaggio tra me, che siano soltanto un grande addetto in più da mettere a Firenze o a Mostra, ma veramente sia creare un serio rapporto di scambio politico e istituzionale e di cooperazione, ecco.
accompagniamo poi con progetti operativi, perché da quel che abbiamo visto di stamani mattina ce n'è ancora bisogno. Grazie ancora una volta a tutti quanti i relatori e a voi che siete rimasti questo tempo, perché penso veramente sia stata una mattinata molto interessante, proficua e ricca di spunti e di riflessioni. Il primo passo, diciamo, il primo impegno per una maggiore diffusione, anche partendo, come è stato ricordato, una circolazione magari del film, soprattutto nelle scuole, perché l'Italia chiaramente nella stessa operazione viene fatta qua, nel far conoscere cosa è stata la guerra in ex Jugoslavia, debba necessariamente essere fatta là, creando appunto anche magari veramente un sistema di istruzione unitario, perché se non si superano determinate barriere fin da quando si è piccoli 5-6 anni, poi determinate cose ci ricordiamo via via. Non aggiungo altro, che sta diventando tanto, io volevo dare un piccolo omaggio, uno proprio da me, che penso è il primo,